Bene a tutti gente, benvenuti nel nostro canale. Il video di oggi sarà di nuovo una challenge. Sì, la post-it challenge, che consiste nel scrivere qualcosa sul foglio e attaccarla in fronte a lei e me e indovinare che cos'è. Perché non è così? Non vedo. Madame, muoviti. Vedete? Ok. Quando sei bello. Dai, infine. Hai toccato, devi scrivere tu. Vabbè, prima tu. No, no, devi scrivere. Anzi. Vedete? Può essere un oggetto, una persona. Sì, non so. Aspetta, mi la voglio chiamare? No, questa non è. Faccio io? Vabbè, vabbè. Inizio io. Inizia tu. È maschio o femmina? Cioè, è una cosa? È una cosa. Si usa per? Si usa per dormire. La tocca a te. È una cosa. Una persona? Sì. Come inizia? No, questo no. Ma perché? Perché no? Vabbè, fai tu. È il cuscino. Sì. Ma hai indovinato! Vedi chi era? Vedi chi era? Daft. Tuo frato. Vabbè, 1-0. Ma io non c'è sempre. No. Che si vede una cosa? Sì, si vede, sì, vabbè. Tu l'hai visto, lì o no? No. Sì, Pensi di averlo scritto bene. Vedete cosa sta scritto? Sì. Allora. Finish him! Oh! Ahia! Oh, mi hai fatto sbagliare scrivere! Mi hai dato... Mi hai graffiato, io no! Questa è violenza! Vedete? Hai letto! Vabbè, non fa niente! Non hai letto, credo, spero! Va bene! Allora, che cos'è me, maschio o femmina? Aspetti, leva! Te è maschio. Maschio? È una cosa? Una persona. Non una persona. Un'altra volta. Sono io? Sono io, non so dire. Non bussi alla mia porta. Allora, te... Che cos'è? A me? A me è una cosa. È una cosa, un soggetto che sta nella scuola. Mi avevo paura di farlo, ci avevo sfigato come te. No. È perso. Dai, ora a me. Dai, fa parte della tua famiglia. Michele. Il padre. Rigone. Mio fratello? No, Davide, c'è il mio futuro sposo, no. Mia mamma? No. Lucia, Anton, no. Mio cugino? E chi? Adolfo. Ma la professoressa, ma lo dico io, no? Ah. Ciao, Adolfo. Lo vedete? Ciao, Adolfo. Adolfo Hitler. C'è uno spareggio. Leo, fai di. Presidente, fai di.
se neanche azzeccare un foglietto. Ste. Vale. Va. Allora. Devi tagliare la parte mentre scriviamo. Ok. Dite? Si stacca. Allora, inizialo a me. Dai, non mi devi guardare in faccia. Allora, devi farmi tu qualche domanda. Fammela tu a me. Ah, è una cosa? Sì. Si usa per... Per coprirsi. Vestito. Ora io, è una cosa? Sì. Si usa per? La usi molto, cioè si usa spesso. Cioè, allora... Penso che una persona che non abbia problemi la usi spesso, no, aspetta, 2-3 volte. Io che non ho problemi la uso 2-3 volte al giorno. Poi gli altri non lo so. È femmina o maschio? È maschio. È una cosa. Un sinonimo di questa parola, sì, però ma se ti dà poi amo, capisci? Un sinonimo di questa parola al napoletano si usa per dire che una persona è brutta. Un sinonimo di questa parola. Allora, questa parola in napoletano si usa per dire quando una persona è brutta, proprio brutta, brutta, brutta. E qual è il sinonimo? Capisci se vedo? Vabbè, non lo so ancora. Hai detto che si usa per... Che hai detto che si usa per... Ah, addosso, giusto. Allora, facciamo una cosa più interessante. Allora, se chi vince, la prossima volta fa un ring. Prossimo video. Va bene. Dai, vai. Dai. E sto pensando, aspetta, tu a me, vero? Ce l'ho addosso adesso? Sì. E leggings? No. Ora tu a me. Allora, lo usi tu spesso? No, tutte le persone normali lo usano. Di genere maschile e femminile? Tutti, è una cosa... Nascono dalla bocca? E cosa? No. È una parola? No. E come fai a essere un sinonimo? No, che cosa? A me. Allora. Tutte le persone normali, no? E lo usano. C'è chi invece smette il cateto. Invece di? Ma non sono a scuola, medico. A scuola si lamentano perché... Troppo spesso usciamo e andiamo a scuola si lamentano perché troppo spesso usciamo dall'aula e andiamo al bagno. Quindi il bagno in inglese toilette in francese. Il coperchio, proprio si chiama poi il coperchio. Bravo. E che c'entra il catetere? Allora, hai vinto tu. Ho vinto io. Vai. Non fa un culo. Cioè, ti rendi conto, io ho perso. Non mi sta bene. E la prossima volta pure impegno. Dai, dai. Va bene, finisce questo video dove sto coso ha vinto. Quindi la prossima volta... E bambini non sa accettare di aver perso. Dai. Quindi la prossima volta... Bene. Ma ci vuoi?
Wow. Se vi è piaciuto il video mettete like e commentate per quale pegno potrebbe fare Federica. E... si dice comment... no dai vai. E se vi è piaciuto il video mettete like anche alla pagina e iscrivetevi al nostro canale. Trovate il link della pagina in biografia, il link dei nostri profili Instagram e Facebook. E basta, ci vediamo al prossimo video. Ciao.